Nonna Concè, il numero dell'auto rimessa lo sapete. Quando volete venire a Napoli, un colpo di telefono e volo. Grazie, ma non mi servirà. Da quanti anni non torno al paese? Com'è cambiata Torre del Greco? Pure io sono cambiata, ma la gente mi riconosce ancora. Ma che lei con Getta? Getta chi? Ah, figlia Cire, è tornata. Mi invidiavano le donne che sono rimaste qua. Sentivano dire che stavo nella villa più ricca di Napoli. E adesso non mi invidiano più. Le disgrazie non te le invidia nessuno. Qui venivo a pregare da bambina. Questa chiesetta si chiama Madonna dei Naufraghi. E chi è più naufraga di me? Prega con noi, Concè. La Madonna ci libera da tutti i mali. Sono venuta a portare il mio ex voto. La Madonna ha fatto la grazia pure a me. Che mi può capitare ormai? Ma non devo patire più per nessuno. Ma cammini su una pietra. Concè, ma che hai fatto? Come il cuore che tengo dentro al petto. Voi è diventata una pietra. E bestemmiato. Nemmeno i ragazzi del paese invidiano più i miei fratelli. Pensano, ma chi gliel'ha fatto fare a quei tre di andarsene a Napoli? Tenevano la casa che affacciava a mare, la barca, le buone braccia per dare le reti. E dicono pure a Cettina che le è servito sposare il figlio del re. Hanno ragione. Non ce ne fossimo mai andate da questa povera casa benedetta. Il paese ci sembrava piccolo, triste, pure quando si vedeva Capri là in fondo e c'era il sole. Pensavamo solo a una cosa, la città, la città. La città è bella, ma non è tutt'oro quello che luce. Uno guarda i palazzi, le macchine, la gente vestita bene e non si accorge di quello che c'è dietro. Come vorrei dimenticare quello che è successo. Tutto è cominciato quel giorno. Sembra un secolo. E invece sono passati solo pochi mesi. Voglio facermi un presto stasera, eh? Dove comincia il giro? Stai qua, ha detto il boss di starci a coro. Aspettiamo che faccio. Sì, però l'arabo è già arrivato. Facite attenzione che mo comincia lo spettacolo. هذا شيء عجيب يا أخي لماذا أنتم يعني تسوقون هكذا يا أيها الأطفال يا أهل الشوارع اليوم هذا يعني بيت أكبر من هذا يعني لابد أنتم أن تعرفوا كيف يعني تسوقون عصيان che marone chi se non fa sceneggiata non è contento però il fatto suo lo sa Mustafa venderebbe la droga pure ai marziani bello in casa e mo aspettammo che fa scuro e passiamo per arrivare a Margellina a disposizione Non vi fate vedere fermi qua, eh. Fate un giro e tornate. Ma
con me cosa? Sì, subito. Quando ha fatto Carmela a Sciambosa. Cacio sta l'ingassa mia di Luigina. Mezzo milione tra tutte e due. Tieni, Mimmo, stiamo contando. Carmela, si stanca di passeggiare. Io quando passeggio mi riposo e quando sto rindolietta sono stanca. Andiamo alla stazione. Abbiamo finito o no? No. Prima dobbiamo dire due parole a quel fetente che vende le rose. Ma quello tutta sera cambia posto. Stasera chissà dove sta. Non ti preoccupare, ce lo facciamo dire da Ciccio Larduso. O parcheggiatore. Una rosa per la signora. No, grazie. Come volete, io ho offerto una rosa. Prega. No. Una rosa. Neanche. Prego, signora. No. Signora, che dice, che fai, che piensa Marai? Una rosa anche per lei, quei rossi sono 10.000. Per te, guarda la favore che te. Ah, sì, grazie, grazie. Guarda la favore che te. Quando voglio, non voglio passare. A dove vai? Faccio il mio giro. Pure noi. Bisogna arrangiarsi. Bisogna arrangiarsi. Vuoi sapermi che sei un tipo che si arrangia? Sì, forza. Però ti arrangi troppo. Tu sei un buono guaglione. Sì. Grazie. Prego. Peccato che non sa fai i conti. È vero? Mm-hmm. Guarda come faccio. Che ti sei tenuto 200.000 lire. È vero. Riprendigli la roba e l'incasso. Io mi sono tenuto 200.000 lire e non me ne sarò accorto, ma non mi vedo, ho tenuto solo quello di oggi. Non mi ha ammazzato, signor Sposito, per carità, non mi ha ammazzato. Pagherò, vi giuro, vi darò i soldi. Lo so che pagherai, se non ti sei stancato di campare, domani sera porti i soldi e con noi hai chiuso, hai capito? Ci vediamo domani. Mo va a te. E ricordati che i fratelli Sposito e poi fa fesse una volta. No tu, hai capito? Andiamo giù. Non muore prima per la paura, chi lo domani ci porta i soldi? Accidenti. State tranquilli. Accello, Ronini, accello. Ci sono qua. C'è una macchina che ci sta seguendo, deve essere la polizia. Mannaggia, morto. Proprio mo che teniamo la roba appresa. Gliattala fuori. E a che serve? C'è il bagagliaio qui, ricerca e corre, Ronini. Non vi preoccupate, mo vi faccio divertire io. Cioè, portammo a bacio la porta. Ci stanno sempre appresso. Sta calmo, non ti preoccupare.
Aquila controllo. Stiamo inseguendo un'auto Alfetta blu con a bordo tre individui probabilmente spacciatori. Si dirigono verso la cintura nord-ovest del porto. Buonasera capo, che succede? Ah, siete voi, signor Carità. Scusate, ma stasera stiamo fermando tutte le macchine, ma voi potete andare. Buonanotte. Qui l'attrezzo viene comunicato che l'Alfetta blu con i tre spacciatori, e forse con droga a bordo, si sta ora dirigendo verso la zona sud del porto. Vela 2 e vela 7, convergete su zona indicata e confermate a centrale. Quella è Nini. No, no, quello è uno sparato. Poi ci pensi, non mi faccio migliare. Hai visto che è sbandato? Ma che è successo? Gli hanno sparato. Alle gomme. Ma chi è il lettone? Sì, è stato lui. E io ce la capisco. Presto, montate qua. Grazie, Tony. Il vostro la macchina. E che succede? L'ho preso i parcheggi. Ma ci sono impronte. Forse è meglio farla saltare. Il porto è vostro, possiamo? Sì, pensaci tu, Mimmo. Grande, Tony, se non era per te non so come finiva stasera. Com'è che te ne va di poliziotto al culo? Che ne so, ci hanno pizzicato all'improvviso, via Caraccio. Ma hanno pure colpito, sti fedienti. Ah. Pensa, non me ne ero accorto. Non ti preoccupare, noi amma a casa mia, concetto è meglio un dottore. Ossaccio, Tony. Oh, ci sta nessuno dietro, no? No, no, non ti preoccupare. Vabbè. Tony! Poi, concetto. Ho sentito il rumore della macchina. Ma che ore sono? È tardi. Qua ci sono i tuoi fratelli. Ah, che onore. Ciao, Concetto. Concetto è come un cane che tenevamo noi. Riconosci il motore della mia macchina. Anche quando la cambia. Ui, niente da fare. BMW, Alfa Romeo. La riconosce ma sempre. Ma voi che ci fate qui a quest'ora? Nini, ma tu sei ferito. Si può sapere che hai combinato? Niente, sorellina. Mi ha mozzicato una Vespa. Ah. T'ha mozzicato una Vespa, eh? Una Vespa, beh. Te l'ha detto che non c'è niente, no? Andiamo, spicci, bisogna curargli la ferita. Forza, levati la camicia e fammi vedere che t'ha fatto questa Vespa. Il ferito sono io, voi bevete, io no. Non può pulcinella, mo. Uno come te che si mette sempre nei guai, non è ancora un uomo e non può bere. Concè, nei guai c'eravamo tutti e tre, no io solo. E meno male che è arrivato tuo marito. Bene, così si è messo nei guai pure lui, bravo. E che brutto carattere che tiene. Guarda qua, guarda. 10 centimetri più sotto e ti spaccava il cuore. Ma perché nessuno gli spara mai a Don Gaetano? Sto potente. Concetti, vedi di lasciar perdere a Don Gaetano. E chi è? Il padre eterno? Se lo vuoi sapere, quell'uomo mi fa schifo. Per 4 soldi vi manda allo sbaraglio e lui fa i miliardi sulla pelle vostra e su quella di tutti quei poveri disgraziati che si drogano. Concè, mo che te impicci tu? Da che mondo è mondo le donne... Da che mondo è mondo le donne nelle famiglie sono state le prime a sentire l'odore delle disgrazie. Che vuoi dire? Voglio dire che la prima volta che ho visto Gaetano Bonanno ho sentito subito una puzza di morte. Basta, mo, sono affari loro, tu non c'entri niente in queste cose. Ah, io non c'entro. No!
niente, eh? E mo che fai? Piangi, eh? Sono stanca. Da quando sono nata non ho visto altro che gente che si ammazzava intorno a me. Eppure mo che sono sposata non è cambiato proprio niente. Beh, del resto lo sapevi che non avevi sposato un impiegato statale, no? Ciao, Conce. Oi, ragazzi, aspettate. Beh, mi dispiace, ma sai, sono cose che capitano, poi le passa. Anzi, visto che ci state, perché non vi fermate a mangiare un piatto di maccheroni con noi, eh? Sai, Tony, no, è meglio che ce ne andiamo. Dobbiamo trovarci un alibi. A proposito, Tony, grazie. Spero un'altra volta di renderti il favore. Come è andata, Nanni? 27. Che esame hai fatto? Storia dell'arte. Io speravo di prendere 30, ma il professore gli girava storto. Ne ha fatto ritirare 3. Che ti hanno domandato? Niente. Mi ha domandato qual è il rapporto tra il barocco e il romanticismo. Peccato che non me l'hanno chiesto a me. Io il periodo barocco lo so bene. Sì, figurati, sapevo tutto così. Forse ci faccio pure la tesi. Bravo, bravo, sì, sì. Ciao, Nanni, ci vediamo domani. Ciao, Waglio. Ciao, ragazzi. Ciao, ci vediamo. A me mi ha chiesto della mostra del 600 a Napoli. Ah sì? Io che figura e merda, non sapevo nemmeno che stava a Capodimonte. Ma come, non ci sei stato? È una mostra interessante, vista da un'ottica nuova. Pensa che metti in evidenza il legame che c'è tra la storia e la pittura. Ti fa capire come i pittori dell'epoca vivevano le disgrazie di Napoli. C'è tutto, la peste, le eruzioni del Vesuvio, la rivolta di Masaniello, la repressione spagnola, 100 anni di sofferenze. E meno male che noi non c'eravamo. Eh già. Ti pare che la nostra epoca è meglio? Tifo, colera, terremoto, camorra. Nenni, chi sta tenendo sempre macchine costose? Ma che facoltà frequenta? Guapparia? No, lui frequenta solo me, se non ti dispiace. Ciao. Nenè, che tieni? Stai nervoso? Di che parlavate? Delle disgrazie di Napoli. Che disgrazie? Quelle del passato e quelle del presente. Ma che fai? Guidi con una mano sola. Nini, Nini, sei ferito? Niente, è una fesseria. Una fesseria, sì. Sei scivolato facendo la doccia, eh? Madonna, Nenè, ma che tieni oggi, eh? Ah, sì, che tengo. Ma non lo so quello che fate la notte, tu e i tuoi fratelli. Mi pigli bene a bambino pure tu. Beh, ci siamo, i portuali rifiutano di scaricare le navi americane. Ma come? Ma se l'hanno preso i sindacati, il lavoro della base no. È una scusa, Don Pei, sanno che il lavoro è urgente e vogliono più soldi. Non me ne fotte niente, questa sera la nave deve partire. Glielo dite voi. Glielo dico io, sì signore. Io non ho mai affamato nessuno. Però quando vogliono l'aumento vengono da me col cappello in mano e mi dicono, Don Pei, la vita costa cara. E io gli vengo incontro. Ma lo sciopero no, per dire. E se qualcuno non è d'accordo, che venga a parlare pure con me. Saranno tutti d'accordo. Don Beh, speriamo di contare. State dopo. Buongiorno. Mi dispiace. Ma come avevi detto che con Capo Banchini ci parlavi tutti? Sì, ma quello tengo una capatossa. Sì. Arrivederci. Mamma, risolvere la situazione. Fermo!
Era un papito. Marito e amica, che stanotte qua è successo un mezzo imbroglio. Di che si tratta? Tuo figlio vostro, Tony. E che è successo? Ha sparato alla macchina della polizia. Ah. E dove è stato fatto? Vicino alla cancellata sud, ci stava una persona. Bravo, nostra. Hai fatto bene a dirlo. E ringrazio pure l'amica che te l'ha detto. E mo fa un'altra cosa. Cerca di sapere se la polizia ha fatto il rapporto. Ah, e questo è più difficile. Ma che difficile? E che la teniamo a fare la gente nostra negli uffici? Si deve guadagnare lo stipendio che gli do. Se c'è il fonogramma, deve sparire, hai capito? Alla questura centrale ci penso io. Farò tutto il possibile. A esposizione. State. Lo segui. Tu fatica per me e guadagni soldi che non avevi mai visto. Però come ti ho creato, così ti distruggo. Guaglio, è tirata una coltellata per una fesseria a uno di Scapece, un sai che sì. Fatemi spiegare com'è andata, Don Gaeta. Ti devi fare capace che non sei nessuno. Per cui iniziative, tu non ne prendi. Ma ha cominciato lui. Sta d'accordo. Nata guappa e ti rimanda a Salerno a tagliare la pizza a metro. Quello t'ha provocato per sfottere a me e tu ci sei cascata, fesso. E non credere che ti passo tutto perché sei fratello a lei. E capite, capatosta? E tienala a mente. Non t'ha piglia. E questa che roba è? Un poco di gin e limone come piace a te. Te lo devi scordare il coltello. Te lo dice il boss quando lo devi cacciare. Tu statta zitto. E perché? Perché lo sai che dice la gente? Che ha già fatto carriera di indorietta mia sorella. E allora? Non ne ho vero. Guaglio, ma che vai a trovare? Ringrazio Pateterno e Battino. Saggeritto Battino. Salutiamo, Don Gaeta. E che vuoi fare? Tieni idea all'antica. Mo te lo dico io che tiene. Tiene un culo così perché è tuo fratello. Uè, Mimmo, parcheggia la macchina e piglia la borsa. Non vedi mai se ci sta. Uè, Cicci, Don Gaetano sta sopra. C'è sta, c'è sta. E tene pure la luna storta. Un boss con quella villa che tiene a Torre del Greco sempre quasi fermo a dormire. E si vede che ci si trova bene. E per forza, con quel pezzo di femmina che si trova dentro al letto. Ah, beh, siete voi. Entrate, entrate. Io non vi accompagno perché tanto la strada la sapete già. Buongiorno. Buongiorno. Donna Immacolata. Perché siete venuti qua? Don Gaeta, vi abbiamo portato i soldi, perché dopo quello che è successo ieri notte non ci fidavamo di tenerli. Ma tu guarda che... È possibile che vi facite pagare sempre questa schifezza? Saranno una schifezza, ma fanno come? E ringraziamo Dio perché se non era per Tony Cagliari in casa di ieri sfumava. Dovete stare più attenti. Noi stiamo attenti, lo sapete. Ci sono venuti da dietro come i pesci cani. Che potevamo fare? Scusa, Don Gaeta, state preoccupato? Preoccupato per la polizia? No, no. No, no, pensava stu Scapice. Non gli bastano le scommesse. O vuole pure lavorare con noi. Don Gaeta, dite una parola e facciamo fuori tutti gli uomini di quel disgraziato. Che aspettiamo? Che mozzi? No, signore. Non mi voglio guastare con Peppe Carità. O sai come la pensa. Lui non vuole sparatorie. E
mo per un fedente, ma scapisce, io mi perdo un'alleanza così importante. No. No. Buongiorno, Don Beppe. Buongiorno, Pietro. I ragazzi stanno a casa? Vi stanno aspettando. Fai innaffiare il giardino, non vedi che è secco? Sì, signore. La telecamera al cancello l'hanno controllata? Il tecnico viene domani mattina alle 7. Da controllare anche gli allarmi, mi raccomando. Sì, state tranquilli, non vi preoccupate, Don Beppe. Va bene così, Adele. E quando lo dai questo esame? C'è una pelle fra 10 giorni, ma in 10 giorni non ce la faccio. Sai, mi sono iscritta, ma mi ci vorranno 2 settimane. Oggi cerco di finire quel libro. Buongiorno, papà. Buongiorno. Ciao, papà. Ciao, Nenè. Ciao, papà. Ciao. Sei in ritardo. È successo qualcosa? Sedete, sedete. Prepara un posto anche per Tony. Ho telefonato anche a lui di venire. E Cettina viene sì, pure lei? Sì, viene pure Cettina. Allora devo mettere un coperchio in più? No, signore. Cettina ti aiuterà a servire a tavola. Scusa, papà, con tanta servitù non fa niente che servo a tavola io. Ma Cettina, per una volta che viene qui da noi, potrebbe pure sedersi con gli altri. Tua madre non si è mai lamentata di servire in tavola i suoi uomini con le proprie mani. Sì, e nemmeno mia nonna lo... Però rispondere a tuo padre! A parte l'abitudine di famiglia che ti farà tanto schifo, lo sai bene che i servitori non possono girare per la stanza quando la famiglia è riunita. Non devono sentire quello che diciamo. Ok, ok, va bene. Vuoi cominciare subito o vuoi aspettare Tony? Cominciamo subito. Dammi un po' che vino, voglio. Ciao, Nanni. Ciao, Tony. Ciao, Marilì. Ciao, Marilì. Ciao, papà. Ciao ragazzi. Scusa il ritardo. Ciao Tony. Sai, lì al cantiere mi hanno trattenuto. Buongiorno papà. Ti do una mano? Sì. Quando sarò sposata ci sto io seduta a tavola. E deve essere mio marito a servire a me. Sì, sì. Che c'è papà? C'è qualcosa che non va? Sei di malumore? Non ti preoccupare, i fagioli li condisco io. Concè, non ce la faccio più. Mo stanotte hanno ferito Ninì. Ma insomma, che cosa è successo? Tu ne sai qualcosa? A me lo domandi. I miei fratelli non mi raccontano nemmeno quello che hanno mangiato. Qui nessuno vede, nessuno sente, nessuno parla. Mi pare la casa delle 3 scimmiette. Ma non ti sei ancora abituata tu? No, io non mi abituerò mai. Mi voglio sposare, voglio cambiare aria. Voglio vivere come una persona normale. Io non mi faccio più illusioni. E Dio sa se gli voglio bene a tuo fratello. Ma forse era meglio se non lo incontravo. Ma perché? L'importante è restare con l'uomo che si ama e fargli capire che sbaglia. Ma credi che sia facile essere la ragazza di Ninì? Mi tocca fargli il lavaggio del cervello tutti i giorni. Allora, vabbè. Che succede? Mi meraviglio di te, mi meraviglio. Ma come tu sei il più grande, dovresti dare il buon esempio e fai questa fesseria, fai. E cosa ho fatto? Ieri sera ti ha fermato la polizia e non mi dici niente a me. Va bene, mi hanno riconosciuto e mi hanno rilasciato con tante scuse. Beh? Tante scuse. Hanno fatto la segnalazione in questura, hai capito? Lì vicino avevano sparato a una macchina della polizia, lo sai o non lo sai? Per fortuna c'è questo fesso di tuo padre che c'ha amicizie dappertutto. Ho fatto sparire il fonogramma. Se no a quest'ora tu stavi mangiando alla squadra mobile, stavi mangiando. Ma che dovevo fare? Ho visto i fratelli di Concetta che hanno appresso la polizia. E ho capito che erano nei guai. E hai sparato. Alla polizia. Ma se non intervenivo, se la passavano male, papà. Erano affari loro. Tu non dovevi muovere un dito. Papà, quelli sono i miei cognati. La famiglia è questa, Tony. Poi ci sono i comparielli che lavorano per noi. E anche quella è un'altra famiglia. Il resto non conta niente. Ricordalo. Scusate ancora, Don Gaeta. Niente, niente.
Ciao. Scusa per il disturbo. Arrivederci. Ciao. Sì, arrivederci. Nini, che c'è? Ti metto soggezione. Donne Mogola, non pazziamo, eh? Che un giorno o l'altro Don Gaetano si incazza. E ci avrebbe ragione. Mm. Buongiorno. Con Ninì? No. No. Sì. No. Ma se t'ho visto io che gli stavi parlando. Non è vero. Che gli stavi dicendo a Ninì? Niente. Dio. No. E dimmi. No. Che gli stavi dicendo? Niente. No. No. Vuoi far amore? Sì. Ne hai voglia? Sì. Vuoi far amore con Ninì? No. Sì. No. E dimmi. No. E dimmi. No. Non so, geloso, dimmi. Sì, che sei gelosa. Se ti piace di me. No. Sì. No. Sì. No. No. Sì. No. Sì. No. Vuoi fare amore con Ninì? No. No. Dimmi. No. Vuoi fare amore con Issa? Perché? No. Perché non me lo dici? No. Non so, geloso, dimmi. Sì. Allora ti piacesse fare amore con Ninì? È un bel uaglio. Sì. Eh. E ti piace? Mm. Ti piacesse, vedi? Sì, c'è prova. Tacciro. Ho voluto restare solo con te perché ti voglio parlare di Nennella. Tu sei il fratello maggiore. E per quella storia con Ninì, papà? Sì. Non può continuare, Tony. Ma a me mi pare una cosa seria, però. No, è una disgrazia che non doveva capitare. Pure io non la vedo bene, anche se Ninì non mi sembra uguale agli altri. Non dire sciocchezze, Tony. Ninì questo pane mangia, questa carretta tira. Ninì ci sta dentro fino al collo, Tony. Ma Nennella dice che neanche noi siamo degli stinchisanti, papà. Ma non dicesse cazzate, Nennella. Mo facciamo paragone fra noi e loro. Quella gente che campa vendendo la pazzia e la morte. A tutti quanti, pure alle creature di 10 anni. Noi no. Noi magari siamo gli uomini più fedenti sulla faccia della terra, ma quello no. Quello non lo facciamo. Andiamo contro le leggi del governo, ma davanti alla legge di Dio, qualche volta ci fermiamo. No, Tony. Nennella no. Nennella deve restare fuori da tutto questo. L'abbiamo cresciuto come in una campana di vetro. L'abbiamo fatta studiare. Nennella deve sposare un uomo istruito e per bene. I soldi ci stanno, un bravo ragazzo lo troviamo. Basta che rimane fuori da questo mondo. Anche a costo di non vederla più nessuno di noi. L'importante è che faccia una vita diversa. Teniamola fuori, Nennella, figlio mio. Teniamola fuori. Sì, papà. Hai ragione. Bravo. I fiori più belli sono sempre per voi. Grazie, Armando. Guarda che meraviglia, Tony. Belli, belli. Ciao, papà. State buono, Tony. Arrivederci, Don Peppe. Arrivederci. E ricordati, Tony, che la famiglia è solamente questa qua. Mm-hmm. Ciao, papà. State buono. Perché tuo padre ce l'ha con noi? Noi chi? Noi sposito. E tu lo sai benissimo cosa voglio dire, Tony. Ascoltami bene, Concè. Tu non sei più una sposito. Sei mia moglie, quindi una carità. Come me, come i miei fratelli e come mio padre. Certe volte mi fai paura. Ci sono dei momenti in cui sei come tuo padre. Ah sì, perché? Che c'è che non ti piace di mio padre? Sentiamo. Lo rispetto e bacio la terra dove passa. Ma mi fa venire il gelo dentro le ossa quando mi guarda.
fioraio non ha pagato. Peggio per lui. Ha sbagliato assai, l'avevamo avvertito. Il termine è scaduto. Certo che Napoli, ma quanto è bella. Peccato che ci sta tanta gente cattiva. Poteva essere un paradiso. Napoli è bella. Ma il paradiso vero è quando sto con te. Andiamo a casa mia. Nini, a dove tieni a casa? Te l'ho detto in che modo sono potuto uscire stasera? C'era tutta la famiglia riunita. Se torno dopo mezzanotte mio padre mi fa una faccia schiaffi. Andiamo a casa mia. Ah, ma che fai? Insisti? Ti ho già detto di no. Devi avere pazienza. Ci sposeremo presto e dopo dovrai fare l'amore con me giorno e notte. Ti riduco uno straccio. Chissà chi era. Non lo so, nenè. Già, tu non sai mai niente. E non devi mai sapere niente se puoi campare a lungo in questa città. Voi che fate qui? Circolare, circolare. Nico, ti do una bella notizia. Dite, Don Gaetano. Arriva la flotta americana. Ah, veramente? Buono. Saranno marinai e dollari in libera uscita a migliaia. Perciò accorti, non deve mancare la roba. Ah, tenimma roba, Don Gaetano. Ma potrebbe non bastare. E allora tu la tagli, però fai un buon lavoro. You speak Italian? No. Ah, già capita. Giorgino ottene che il legato serva. Biancaneve.
Pronto, questura di Napoli? Urgente da Roma per il capo della mobile. Un attimo. Pronto? Sì, Martini, sono il questore. Ah, signor questore, è a Roma? Già, per una grana, tanto per cambiare. Si tratta di quel marinaio americano trovato morto in un vicolo in mezzo alla spazzatura. Purtroppo si tratta di droga. Il perito settore ci deve dire se è un'overdose o se si è iniettato una robaccia tagliata. Ma è il quarto in un mese. L'ammiraglio ha il sangue agli occhi. Signor questore, i miei uomini lavorano a turni doppi. Lo so, comunque sta arrivando da Washington uno specialista della Criminal Investigation Division. Si chiama Kaniga, è un maggiore di marina, ma mi hanno detto che gira in borghese. Ci chiedono di mettergli vicino un funzionario esperto. Ci sarebbe il commissario Greco. Greco? Beh, non mi pare che... Vabbè, poi al limite della pensione. Ma io gli altri ce l'ho tutti impegnati. Comunque Greco sa il fatto suo, signor questore. E nessuno conosce Napoli e i problemi della droga meglio di lui. Buongiorno, commissario, Giapulino. Pulisci. Tieni. Se si potesse pulire tutta quella che sporca, non soltanto il vetro. Commissario, avrà interrotto il suo lavoro per portarmi a spasso. Non si tratta di portarla a spasso, si tratta di lavorare con lei e sono felicissimo. Però le devo dire subito una cosa. Qua siamo a Napoli e Napoli è una città speciale. Special? In che cosa? In tutto. Qua non si sa nemmeno dove la città comincia e dove finisce. Se siamo 2 o 4 milioni di abitanti. Qui sono tutti disoccupati eppure tutti tengono da fa. Anche gli spacciatori. E siamo qui per fare qualcosa. Come fare qualcosa? Qua a Napoli gli spacciatori ci impegnano più di tutti gli altri criminali. Noi non lavoriamo che per loro. Yeah. Ma se continua così, venderanno la droga anche nelle tabaccherie o dai giornalai. Sì, ma non è solo un problema delle forze americane. I militari sono giovani e dovunque i giovani si drogano. Sono cose che succedono anche qui. Ah, sì? Allora, secondo lei, che faccio? Ritorno a Washington e gli dico... Non c'è da preoccuparsi, boys. Tanto oggi i soldati si drogano ovunque sia. Ah, Cunningham, non penserà che la polizia italiana ci dorma sopra. Il questore mi ha distaccato a lavorare con lei esclusivamente a questo problema. Ma non creda che possiamo ottenere risultati dalla mattina alla sera. Qua siamo a Napoli, gliel'ho già detto. Qui tutto è più difficile, più complicato. Guardi le macchine a questo incrocio. Lo vede che si muovono tutti quando viene il russo? Qui i semafori li rispettiamo solo noi della polizia. Lasci stare i problemi del traffico, stiamo parlando di droga. Vede, Cunningham, nei vicoli il commercio della droga ha trovato terreno fertile, un modo per sfuggire alla degradazione e alla miseria. I tempi del contrabbando di sigarette sono finiti. Con la droga il denaro è arrivato a fiume, ma anche la violenza e la morte. Finora a Napoli abbiamo combinato poco perché non è facile. Ora lei che cosa intende fare? Io sono militare. Il Pentagono mi ha mandato a Napoli per chiudere ad ogni costo il grosso traffico di eroina che c'è intorno alla base NATO. Se dipendesse da me, le assicuro userei i cannoni della nostra flotta pur di ripulire la piazza. Purtroppo non posso. Beh, meno male. Ma io sono qui per ottenere dei risultati. A 200 metri dal faro hanno steccato Silver Blue con al suo esterno Long John, Folgore, Irish Horse e Tentation. Silver Blue allunga mentre al centro di tutti si fa luce Folgore che in poche battute si porta a... Greco, ma che ci siamo venuti a fare? Perdiamo tempo. Al contrario, siamo qui per lavoro. Accoppiato! E questo è un lavoro? Tra poco comincia lo spettacolo, vedrà. Allora arrivano sempre un poco dopo, come fanno i protagonisti a teatro. Prima l'organizzazione criminale si annidava e si muoveva tra i vicoli, gli anciporti, i bassi, le grotte, le fogne, insomma, nella topografia della miseria cittadina. Adesso c'è stato un rimescolamento generale di cose e il nostro antagonista non abita più nel tugurio, vive nel grattacielo, non striscia nel bassoporte, si è arrampicato sulla collina o spalanca le finestre sul lungomare, tiene le barche che costano delle fortune. Non si mimetizza più contro uno sfondo di miseria, ma contro uno sfondo di denaro, di permerismo, di potere. E noi siamo rimasti spiazzati. Le spiego, l'ho portata qui perché ci vengono sempre due importanti boss della Camorra. Due capi clan. Uno non c'entra niente con la droga, ma l'altro è uno dei più forti spacciatori all'ingrosso. Ecco uno dei due, è quello, guardi. Ah, good. Chi è? Lo spacciatore? No, quello è Don Peppe Carità, il capo del clan dei Vesuviano. È il boss del porto. All'interno del porto non si muove foglia che Don Peppe Carità non voglia. Allora lui con la droga non c'entra? No, lui si arricchisce in un altro modo.
porta agli EG marittimi, prelevo un tanto su ogni chilo di merci in arrivo, in partenza, in transito. Waterfront, come dite voi. Insomma, questo Carità fa il gioco duro. No, finché può. È uno che ci tiene alla parte di cittadino al di sopra di ogni sospetto. Cioè? È titolare di molte società pulite. Tra l'altro è presidente della Solidarietà Marinara. Che cos'è? È un circolo assistenziale delle varie categorie, dice lui. Invece è un'organizzazione che gli serve per spremere denaro e raccogliere voti al momento delle elezioni. È tutto un gioco. Ho capito. Sembra di stare in America. Ma mo' l'America sta qua, caro mio. Cunningham, ecco là, è arrivato il suo uomo. Non le dico il nome, lei lo dovrebbe riconoscere a prima vista. Sapevo che sarebbe venuto. Ci viene sempre alle corse. Va a giocare a golf, se ne va sulla barca. Guadagna miliardi e li spende. Jesus Christ, quello è Gaetano Bonanno. Centrato. Lo conosco molto bene. È stato 20 anni a New York. Era meglio se non lo rimandavate in Italia. La droga è esplosa proprio quando è ritornato lui. Veramente era meglio se non lasciava Napoli. Non Napoli, Torre del Greco. Ufficialmente adesso è il padrone di una grossa agenzia di viaggio. Ah, turismo. Sì, ma in realtà è il capo del clan dei Torresi. Sì, ho capito. Ha fatto molta strada, Gaetano Bonanno. Le belle famiglie napoletane. E il suo clan spaccia la droga? Non solo la droga, non solo a Napoli. Il suo centro è Torre del Greco. Perciò si chiama il clan dei Torresi. Vi riverisco, don Gaetano. Tengo un'imbasciata per voi da parte di Scapece. Se me lo permettete. Sentiamo, che pure. Scapece terrebbe il piacere di avere una risposta per lo fatto che sapete voi. E ti pare questo il momento? Chi è quell'uomo che parla con Bonanno? Faccia vedere. Ah, è Chilio Osquale. Osquale? Sì, è un soprannome, così lo chiamano. Una mezza tacca, lavora agli ordini di Scapice. E questo Scapice chi è? E mo glielo faccio vedere subito, aspetti. Dunque, eccolo qua, lo guardi. Ah. È il re delle scommesse. Una figura emergente, ma sempre piccola, paragonata ai boss. Lousy people. Questa gente si sente i padroni del mondo. La camorra è forte perché la città è povera. Molte bocche e poco lavoro. È la miseria. Fanno i padroni del mondo perché glielo permettete voi. No, quei due là, Bonanno e Carità, sono anni che tentiamo di metterli alle corde. Non siamo riusciti a portarli in tribunale nemmeno una volta. All'ultimo sgusciano sempre come le anguille. Bonanno è andato a chiamare Carità. Guardi, si appartano. È un incontro al vertice. Vorrei essere un uccellino per sentire che cosa si dicono, ci credi? Doveva mettergli un microfono in tasca, allora. Non sono autorizzato. Scusa se ti ho disturbato. Che c'è, Gaetano? Di che si tratta? D'una proposta che mi è stata fatta. Scapece metterebbe la sua rete a mia disposizione per lo spaccio e vuole il 25%. Tu che ne pensi? No, io che c'entro? E tu lo sai, la merce che tratti tu, io non la voglio neanche toccare. E io non mi impiccio degli affari tuoi, perciò abbiamo fatto i nostri patti. Ma se io devo dividere il mercato con un altro, dobbiamo rivedere gli accordi. No, Gaeta, no, quelli non si toccano proprio. Non ne parliamo nemmeno. Sulla richiesta di quello là ti posso esprimere il mio parere. È quello che ti sto chiedendo. Scapece è una chiavica. Tu pensi questo? Mm. E Puriglia. Bravo. State buono.
Vabbè, Squalo, vuoi dire a Scapice che gli darò una risposta? Quando? Alla sesta corsa. Grazie, vi riverisco, Don Gaetano. I cavalli della sesta corsa entrano nelle gabbie di partenza. I cavalli sono in partenza. Partiti! Rondone all'esterno e Piper all'interno, ed è Rondone che guadagna la posizione nei confronti dello stesso Piper, che precede nell'ordine Mephisto, Elisabetta II e Caroline, che chiude. All'ingresso della prima curva le posizioni di testa rimangono immutate, mentre nelle retrovie Caroline cavalca Elisabetta II e va ad accodarsi a Mephisto. Nella direttura di fronte Piper si porta a ridosso del battistrada che oppone resistenza, mentre Caroline affianca Mephisto e lo supera in questo momento. E vai! Avanti, la sesta corsa è partita, addosso la risposta è buona. Centinaia di spettatori hanno assistito sgomenti ad un impressionante fuori programma durante la sesta corsa al galoppo all'ippodromo di Agnano. Un fantino della scuderia Scapece è stato ucciso sulla pista da una fucilata che lo ha colto mentre entrava col gruppo in dirittura d'arrivo. Ci sono state naturalmente scene di panico e svenimenti in tribuna, ma il servizio d'ordine, coadiuvato dal personale dell'ippodromo, è riuscito in pochi minuti. Papà, hai sentito Buonanno? Fammi parlare di Buonanno. Non lo voglio neanche sentire nominare quel nome in casa mia. Ha fatto quello Sgarra, ha fatto. All'ippodromo. Si è fatto vedere da tutti quanti parlare con me. E un minuto dopo ha fatto uccidere un fantino. Senza chiedere il mio parere. A Peppa Carità non sapigli poco. Suo figlio è buttato. La polizia, che subito dopo ha fatto sgombrare l'ippodromo per ragioni di sicurezza, segue parecchie piste. Ma quale racket delle scommesse? No, no, per me si tratta di droga. Se lei si ricorda bene, Cunningham, un momento prima che sparassero al fantino di Scapice, lo Squalo, che è proprio un uomo di Scapice, era andato in tribuna per parlare con Gaetano Buonanno. Ma che aspettiamo? Muoviamoci e prendiamo questo Buonanno. Che cosa interrogare Buonanno? Per farci ridere in faccia? Eh no, amico mio. E che facciamo? Restiamo qui a girarci i pollici? Ui, voglio. Avete sentito ieri che è successo all'ippodromo di Agnano? No, che è successo? Hanno ucciso un fantino. Maronna, ma che mondo è? Anche più alle corse si può andare. E pensate che io ci volevo portare Nennella alle corse. No, dopo quello che è successo ieri non ci torno più ad Agnano. Grazie. Niente. Sì, l'ho letto.
Era uno solo che ha sparato, nessuno l'ha visto e quindi è il solito camorrista. E il giornale ci inzuppano il pane. Ma la camorra è una specialità napoletana come la pizza. Ma quando finisce questa storia che la camorra è Napoli e Napoli è la camorra? Ormai noi ci siamo fatti la nominata. Però io vorrei sapere da dove la prendono questa ferocia. Te lo dico io da dove la prendono, dall'ignoranza. La camorra è figlia dell'ignoranza. Ma che scemenza. Ormai è da un'eternità che la scuola è obbligatoria e l'analfabetismo è quasi sparito. E invece la camorra, la mafia, l'andrangheta oggi sono ancora più forti e più importanti. E allora come lo spieghi questo? Ebbene, lo spiego. Dio avrà pensato che il nostro paese è troppo bello. Ci doveva dare una croce da portare. Nenni! Eccomi! Nenni, hai già capito? Oggi abbiamo cambiato macchina e anche autista. Scemo, quello è mio fratello. Ciao, Nenni. Ah. Che fai? Ma non saluti nemmeno. Eh? Cosa? No, no. Sono un po' sorpresa, tutto qui. È la prima volta che mi vieni a prendere. Ma, ti volevo vedere. Certo che è stupenda questa macchina, eh? Ma che c'è? Vuoi fare colpo sulle mie colleghe? Diranno che voglio fare impressione su di te. Ma che c'è? Stamattina ti vedo serio, serio. Buongiorno a Fred. Oh, buongiorno, signor capitano. C'è un tavolo, sì? Grazie. Per voi sempre, accomodatevi. Prego. È molto tempo che non vedo a Don Peppe Costa. Lo so. Tiene tante cose da fare, sai. Se non vi dispiace, ossequiatelo da parte mia. Grazie. Accomodatevi. Grazie. Che vi posso servire? Ah. Allora, cosa vuoi? Un'aranciata. A me un bicchiere d'acqua minerale. Bene. Grazie. Ecco, adesso puoi aprirlo. La Vizzi, la sorellina, eh? Vieni a prendermi all'università con una macchina nuova. Mi porti un regalo. Ecco qua. Grazie, quanto è bella. Adesso penseranno che sei il mio amante, quello che caccia i soldi. Beh, bel modo di parlare. Non vorrai fare come papà adesso. E poi, Tony, ormai io sono una donna quasi sposata. È appunto per questo che ti volevo vedere, René. Quasi sposata non vuol dire niente. Tu ti sposerai quando lo deciderà nostro padre. Ho capito. È papà che ti ha detto di venire, eh? Ma perché vuoi mettermi di cattivo umore? Siamo la generazione del 2000, noi siamo giovani, siamo noi che decidiamo la nostra vita. È un problema tra Nini e me. Papà non si deve intromettere. Come il problema tra te e Cettina, era vostro e di nessun altro. E se c'è un problema tra papà e me, devo essere io a occuparmene. Tu non ti mischiare. Lanciata. Grazie. L'acqua. Grazie. Ecco. Grazie tanto. Prego. Adesso ti dico io le cose come stanno. Tu non puoi sposare quel ragazzo né mo né mai. Ah, bene. Posso almeno sapere perché. Sono cose che non capiresti mai e che non ti riguardano. Ah, non mi riguardano, non le posso capire. Ma guarda che io posso capire molte più cose di quelle che credi. Voi non parlate che di famiglia, di tradizione e di onore. Ma io ho capito che ci sta dietro a sti parole, solo ipocrisia. Ma non lo so da dove vengono i nostri soldi. Però ti hanno fatto comodo tutti questi soldi, eh? L'università, i bei vestiti, eccetera, eccetera. Io pure mi faccio schifo. Ma dimmi una cosa, lì. Ma che niente, niente gli spositi fossero gente di chiesa. E allora? Giusto. Io lo so che Nini c'è dentro fino al collo. Ma la colpa è di chi gli fa il lavaggio del cervello con le solite parole. L'orgoglio, la fratellanza, il rispetto, l'onore. Ma ricordati una cosa. Nini non finirà come voi. E mo che fai? Ci tiri addosso il malaugurio? No. Il malaugurio ve lo tirate da soli, casomai. Nini si salverà. Quando mi sposo con lui, gli faccio cambiare mestiere. Povera illusa. No, io non mi faccio illusioni. Lo so che è molto difficile uscirne. Nini non finisce mai di dirlo. Ma noi ci riusciremo.
A Napoli non sono tutti come voi, esiste anche la gente per bene. E poi, se questa città non va bene per noi, ce ne andremo altrove. Il nostro amore non prende ordini dal boss, hai capito? Ma... Nonni! Nonni, vieni qua! Sì, signor questore, questa volta ci siamo. Se il test conferma... Sì, ho avvisato il sostituto procuratore, sta venendo per il confronto. Sì, se il confronto andrà bene, potremo dare subito la notizia alla stampa. Sì, sì, va bene, la terrò informata. Un colpo di fortuna incredibile. Ieri un tizio si presenta spontaneamente al funzionario di turno. Dice che era Dagnano quando hanno sparato al Fantino. Oh. It's okay. E che ha detto? Si trovava dalla parte opposta alle tribune. D'improvviso ha sentito uno sparo e ha visto un uomo che si allontanava in fretta. E ne ha fatto una descrizione abbastanza precisa. E cioè? Aspetta, portano immediatamente il testimone all'archivio segnaletico. Gli mostrano la collezione, quello guarda le foto e a un certo punto ne indica una e dice, è questo qua. Ebbene, lo sai su chi siamo andati a cascare? Sapevo che avevi fatto un arresto. Però immagino non solo in seguito ad un riconoscimento fotografico. No, aspetta. L'ho mandato subito a cercare e loro me l'hanno portato qui. In un quarto d'ora abbiamo fatto il confronto all'americana. Il testimone l'ha riconosciuto senza neanche un attimo di esitazione. Beh, pensa che si tratta di una nostra vecchia conoscenza. Allora si può sapere chi è? Già, chi è? Ecco. Guarda che bella sorpresa che ti ho preparato. Olio santo. Sì, signore. Proprio lui. Sì, olio santo in persona. Amico mio, stavolta ti sei proprio fottuto. Io volessi solamente sapere quando finisce questa persecuzione. Dentro e fuori, dentro e fuori. Ho sapito, ma avete proprio scucciato. Portatelo di là. Lo conoscevate già? Chi è? È un killer a pagamento. Il soprannome è un programma. Olio santo. Non sbaglia mai. 7 volte è stata arrestata per sospetto di omicidio e 7 volte è stato messo fuori. È quasi criminale interrompere una così bella carriera. Scusate, c'è il signor sostituto procuratore. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Vedo che ci siamo tutti. Sì, si accomoda. Allora. Procediamo subito al confronto. Non voglio che il test si raffreddi. A proposito, è sempre fermo nel riconoscimento. Fermo, siccome torre che non crolla. Bene, facciamolo entrare. Sì. Test può entrare. Buongiorno. Venga, venga avanti. Si accomodi. Sì. Il verbale, per favore. Avanti l'indiziato. Ora lei ci deve confermare il verbale. Riconosce questo individuo? Non potrebbe venire un po' più avanti? Sì, se lo preferisce. Allora, ci vuole confermare? Adesso lo vede bene. Si decide? No, non è lui. Ma siamo diventati pazzi. Lei ha detto che quella faccia non se la dimenticava più. No, non è questione di faccia. Questo non zoppica, mentre l'altro teneva la gamba rigida. Ma che gamba rigida, scusi? Quando mai ha detto che zoppicava? Guardi che lei lo ha riconosciuto in mezzo ad altra gente e non ha mai accennato a questa circostanza. Ha detto mai che zoppicava? Mai, ha detto che correva come un treno. A me quando me l'hanno fatto vedere era fermo, non camminava. In mezzo a 7-8 persone. Solo ora si ricorda che era uno zoppo. Quando ho sentito sparare mi sono emozionata, avevo la testa confusa. Un particolare può pure sfuggire, no? Scusi, non capisco. Quel tipo non era un testimone volontario? Volontario, come un garibaldino.
Allora è stato spaventato dalla camorra. No, Olio Santo non è un camorrista, non ha complici. Lui è uno che lavora in proprio e è da solo. Ma un teste quando esce di qui va a casa. E allora se lo lavorano la moglie, i figli, magari l'avvocato di famiglia. Ma chi te l'ha fatto fare? Ma come tu dici che è un assassino e poi vai a sfrugugliare proprio un assassino? Ma come vedo, purtroppo, questo è l'ambiente in cui dobbiamo lavorare. Sa come si dice a Napoli? Si dice state zitto e non parlate. È arrivato pure in America. Napoli è un grande paese, va. Un cavallo che mi avete data non è proprio arrivato prima. E che già fa, sei rimasto senza fantino? Io però mi sono giocato un'amba, così è capace che vinca. O cavallo solo fa 29, poi c'è sto fattore fantina accisa e fantina accisa fa 62. E 47 morto che parla e cammina. Ci facciamo belli, eh? Buongiorno, commissario, accomodatevi, facci per un brillante scarto. No, grazie, devo parlare con questo amico. Ho capito bene. Volete parlare proprio con me? Però io sono vivo e non cammino, commissario. Sto assettato. Sì, ma ieri all'ippodromo non ti fermavi mai un momento. Facevi la spola. Senza offeso, guarda, a te ti chiamano squalo. Ma fra Bonanno e Scapesce tu sei un pesce piccolo. Non c'è niente, non un pesce cane. Commissario, non vi capisco proprio. Non mi capisce? Peggio per te. Vuol dire che sei fesso. Vattene in giro e te ne accorgerai. Ne commissà. Mi volete buttare il malocchio? Ah, tu fai le corna, brava. E allora, visto che non vuoi capire, ti posso dire solo una cosa. Che Santa Madre Chiesa non chiude mai le porte ai peccatori pentiti. E nemmeno noi le chiudiamo. Ma fa tu. Salta pure, squa. Insomma, ho capito, tu vuoi che noi ti proteggiamo ospitandoti in galera senza darci niente in cambio. È questo che vuoi? Ma che cos'hai nel cervello? Buongiorno, Martini. Oh, finalmente, vieni, vieni. Buongiorno. Me l'hanno detto solo adesso, ero fuori. Che volevi, mi hai fatto chiamare? Sì, perché forse c'è qualcosa per te. Sto indagando sul fantino di Agnano. Sullo sfondo è possibile che ci sia anche un fatto di droga. Allora, avanti. Ricominciamo da capo. Scapesce ultimamente ha offerto a Bonanna di metterci a disposizione l'organizzazione. Che organizzazione? I raccoglitori di scommesse. Si tratta di un esercito di persone. Per lo spaccio della droga? In cambio di che cosa? Il 25% dell'affare. Bonanna allora? Ve l'ho detto, ha fatto scavallare Fantino e Scapesce. Come per dirgli levati di mezzo. Appunto. Che gli vado a raccontare al magistrato? Dottore, abbiamo il solito pentito di turno che accusa Bonanno. Tu lo sai come la pensa. Quello mi risponde, caro commissario, senza chiari riscontri oggettivi, guardi che io non marcio. Ma di che hai paura? Tu hai fatto solo l'ambasciata. Lo sgarrascapesce è stato brutto assai. La cosa non può finire qua. Qua troppa gente ha da morire. Spiegati meglio, facci capire anche a noi. Scapesce si vuole vendicare, poi si scatenano quegli altri, quelli di Bonanno, e io che ho fatto il tramite ci vado di mezzo per primo! Queste sono cose che dici tu. Vabbè, se Scapesce avesse deciso di incassare la botta, tu è che ti mette paura. Non incassa niente, commisso! Scapesce ha fatto una riunione. E allora? Insomma, questo parla a spizzi e bocconi. E di tutto, accidenti a te. Ma che ci vuole, lo spremi limoni? Vaffanculo. Scapesce ha fatto una riunione, dunque. E c'eri pure tu. Naturale, perciò sto qua. Scapesce ha fatto una puntata. È impossibile che spara Bonanno perché tanto quello è più protetto del presidente Reagan. Invece ammazza tutti gli scagnozzi che si porta a Priesse. Se perde a loro, Bonanno non sarà più nessuno. Ah, che bella pensata. Va bene, per oggi può anche bastare. Gargiulo, portalo a Poggio Reale. Voglio isolamento, voglio guardie a vista e voglio massima protezione. Contento? Pentito di prima categoria, vai. Ah, squalo, un momento.
E quali imputazioni vuoi? Ah, associazione per delinquere, porto d'armi abusivo, violazione sulla legge al soggiorno obbligato, oltraggio e resistenza. Va buona così? E istigazione alla prostituzione. E prostituzione. Andiamo in centro. Arrivederci. Sì, ci vediamo, ci vediamo. Quello squalo parlava in napoletano stretto. Io non capisco il suo slang. In sostanza ha detto che Scapiccia vuole eliminare i guappi di mano di Bonanno. Che vuol dire guappi di mano? Quelli che sparano. I più giovani, i più svelti del clan. Mo' si chiamano killers. E Scapiccia come può pensare di farli fuori tutti? E ci può pensare invece. Non tutti sanno bene come è fatto un clan. La gente crede che un clan sia un gruppo di criminali armati fino ai denti. Anch'io ho sempre pensato questo. No, la struttura del clan è diversa. Intanto è formata da una massa di gente sparsa un po' dappertutto. Vecchi, vecchie, giovani, uomini, donne, cicate, zuppe. Sono le salmerie, la sussistenza, che danno aiuto di ogni genere, soprattutto con l'omertà. Con un estraneo, per esempio, non ammettono nemmeno che San Gennaro è il santo patrono di Napoli. Fra questa gente e il capo c'è il gruppo di fuoco, che poi sono i più pagati e i più vicini al capo. Eh no, caro mio, il piano di Scapiccia del buono, invece. Levare di mezzo i suoi giannizzeri è come tagliare le unghie a Bonanno, Stanini? Gigi, c'è lo Stanini. Qua non ci sta. Ah, mo me lo ricordo. Maritta che teneva che fa? Sì, quello esce pazzo a giocare a biliardo con Mariolina e Miguel. I miei fratelli stanno qua, Mimmo. Io lo so dove sta Nini. Ah? Sì. Ebbene. Stasera c'è un'aria che non mi piace. Ho visto troppi uomini di Scapiccia. Quale Scapiccia? Quello delle corse? Guarda che piazza è finita. Oh, questa la immortaliamo. E allora che vuoi? Ah, che voglio fare? Mo lo dico. Sono costretto a parlarvi molto chiaro. Tony, mo state attenti. E ne arriva la tua signora, non la vedi? Ciao, sorellina, come stai? Finalmente ti vediamo dove si vive. Concetti, meno male, sei uscita dalla clausura. E infatti, non c'ero mai stata qui. Già, Otello ti tiene sotto chiave. Posso fare un ballo con mia sorella? Sì, aspetta. Gigi, me lo tieni? Che sei venuto a fare? Sono stata al cinema con Nennella. Poi tua sorella teneva da fare, beata lei, e sono rimasta solo come una cretina. Te l'ha detto lei che ero qua? Sì, e mi ha detto pure, sei scema se lo mandi in giro di notte da solo. Ecco qua, signor. Grazie. Ma facciamo pure la gelosa, è vero? Ma scusa, tu lavori sempre. A casa non ci stai mai, in cantiere nemmeno. Ho pensato che è questo l'ufficio tuo e per vederti sono venuta qua. Comunque questo non è posto per te. Quanto a Nini, che teneva da fare con Nennella, gli dovete dire che con mia sorella non deve più uscire, è chiaro? Tony, Nennella è maggiorenne. Apprendista maggiorenne, non tiene ancora 19 anni. Ma quando tu stavi appresso a Cettina, sì, ma noi non ti siamo venuti a scocciare perché facevi lavoro con nostra sorella. E poi Nini è un buon uaglione, fino a ieri contro di lui non avevi niente. Mo, che vai truano. Oh, c'è che la lascia perdere, intesa? E mo basta. Tony. E andiamo da letto. Guarda che noi gli ordini li pigliamo solo da Don Gaetano. E noi da Don Peppa Carità, capito? Fermi ragazzi, volete fare?
su, non t'ambicciare. Levati tu. I guaglioni di Don Peppe Carità e di Don Gaetano Bonanno presenti all'appello. È proprio una gran bella adunata. E allora, che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Beviamo. E beviamo. Si beve. A salute. A salute. Diamoci. Diamo, eh. In questo momento pure, i guaglioni Ron Gaetano stanno insieme tutto qua. Andiamo. Attento, l'uomo di scapeggio! Tony, che sta succedendo? Sono quelli di scapeggio! Oddio, tu, i fratelli miei! Andiamo! Forza, andiamo, su, forza! Su, su. Andiamo, Tony! Nenè, mi dispiace, ma che gli racconti a tuo padre? È acceso il salone, e com'è? È un fatto strano, sono quasi le tre. Come mai non sono andati ancora a letto? Quelle sono le macchine dei tuoi fratelli. Ma che fanno, un consiglio di famiglia a quest'ora? Non lo so, ma deve essere successo qualcosa di grave. Beh, non vorrei che ti trovassero qui. Ehi, Brandella, ti sto chiamando. Vieni qua. Papà, che vuoi? Entra. Buonasera. Abbiamo pure i fratellini. Bravi. Ma guarda che bella idea. Siete stati gentili ad aspettarmi, ma non dovevate disturbarvi. Credi di essere così importante, nonni? Stavamo qua per fatti nostri. Beh, disgraziata, è questa l'ora di tornare a casa. Dove sei stata? Al cinema. Al cinema fino alle 3 del mattino? No, ho finito la serata in discoteca. Quale discoteca? Oh, ma non è possibile. Ma che mi volete fare, un interrogatorio di terzo grado? Allora? Al Contichi. Non di fesseria, Nanni. Al Contichi c'eravamo noi. E tu, per fortuna, no. Ma posso immaginare dove sei stata. E con chi? Senti, papà, io tengo 18 anni e sono maggiorenne. E la mia vita la vivo a modo mio. Come? E dice la signorina Sposita, hai capito? Casa stessa accorta. Glielo manda a dire Peppa Carità. Chi è che glielo manda a dire? Il boss? Fermo, papà. Non è il momento. Hai detto che ci devo pensare io, no? E che aspetti pure tu? Ho promesso la fa. Sta tranquillo. Disgraziato, guarda. Indietro, indietro. Sì,
Non saprei. Danze macabre. Ieri notte, in una discoteca frequentata dalla malavita napoletana, 11 giovani pregiudicati sono rimasti uccisi in una sparatoria ritmata dalla discoteca. Per quanto ci sforziamo di risalire nel tempo, non esiste il ricordo di una strage così efferata. Si sa con certezza che ci sono anche numerosi feriti, ma a nessuno di essi si è fatto curare in ospedale. Insanguinati fantasmi di una notte di tregenda svaniti nel... Il primo allarme è giunto in questura... Ma che è successo stanotte? È successo che un altro poco ci uccidevano e tu dai spassavo con un annello. Voglio, a notte fai amore il giorno d'oro. È questo che Don Gaetano ti paga. L'allucinante massacro è sin troppo evidentemente il risultato di una resa di conti fra bande rivali. Sì! I morti sono tutti della medesima estrazione piccolo malavitosa. Si aggiravano prevalentemente nell'intricato sottobosco delle scommesse clandestine. Meno male, di noi e dei carità neanche una parola. Ma allora ci stavate tu? Sì, meno il signorino di buona famiglia che la notte esce con le studentesse. Gigi, ma che stai dicendo? Io che ne potevo sapere? Ma vattene! La sola ipotesi che si possa fare per ora è che qualche potente rast del crimine organizzato abbia concentrato la propria attenzione sul florido business delle scommesse clandestine. Una volta tanto il mondo oscuro e terribile della droga sembra estraneo al sinistro avvenimento. Altri interessi dunque, altri personaggi, altri misteri. La polizia ha operato numerosi fermi e arresti, ma il suo compito non è facile. Come non lo è il nostro dell'arresto. Siamo appena agli inizi di quella che si presenta come... Dice la verità, Gaeta. Sta a casa mia, ti piace? Ma a casa tua? Mm-hmm. Quando lo sarà? Come? Non l'hai intestata a me? Ancora no. Perché? Perché no. Ne l'hai guadagnata. Mm-hmm. Una volta ancora gli inquirenti battono il capo contro un muro impenetrabile di omertà. Una certezza palpabile si avverte comunque nell'aria. L'equilibrio faticosamente raggiunto fra i vari clan malavitosi è rotto, o perlomeno è diventato molto fragile. Una nuvola nera di paura grava su Napoli. Si teme infatti che l'episodio della discoteca possa scatenare una reazione a catena. Leggiamo intanto l'elenco dei morti, con l'avvertenza che, dato l'ambiente, i loro nomi potrebbero non essere quelli autentici. Ho paura. Quello che è successo là dentro ci può portare solo disgrazia. Io mi sento ancora gli spari nelle orecchie. Tu non hai sentito niente, non sai niente, non hai visto niente, manco io. Punto e basta. Ma erano tutti giovani quelli che sono morti. Erano figli e mamma pure loro. Ma tu dove lo tieni il cuore? Qua, concedi. Qua lo tengo, dove porto la pistola. E invece di fare tutta questa lamentela, dovresti accendere un cielo alla Madonna che ci stavamo io e mio fratello, sono a quest'ora, portavi il lotto stretto. E tu lo sai perché c'eri pure tu, hai capito? E lasciami, mi fai male. Sono tornato là dentro perché stavano ammazzando Mimmo e Gigi. Ho rischiato la vita per salvarli, ma rischio la galera. E tu mi metti pure in croce. Non per quello che è successo stanotte. Ma ai piedi della Madonna dovrei proprio buttarmi in ginocchio per la grazia che mi ha fatto di non darmi figli. Pensa a quello che avrei patito se avessi messo al mondo una creatura per farla vivere come noi, in mezzo al sangue. Just die.
cagna rara.